Balcony TV. Benvenuti a tutti qui Balcony TV Trento, io sono Fabrizio e oggi trasmettiamo dal burnout della cooperativa Samuele nella splendida location del parco di Villa Sant'Ignazio e siamo in compagnia di Erin che ci farà ascoltare il suo brano Ciclista e Palombaro. Buon ascolto. Cosa ti aspetti che ti dica da una matta come me? A furia di aspettare sono diventata cinica e non ricordo com'è, come sono strani i miei occhi se li guardi, sembrano braci incandescenti e correnti sotterranee nelle mie mani se penso a te. Partirò lontano da te, da questo mondo. Scenderò più giù, perché quel che voglio resta sempre a fondo. Oh, e di stare a mollo non ne posso più. A furia di nuotare rischio di marcire, quante risate a denti stretti, quando si fuga e stacchi gli altri, dita intrecciate come fossero canestri, la salita va su, e spingo forte sui pedali, stringo forte, rimbombo pulso nella testa, nella fatica che mi perdo nella ressa. C'è solo lei e partirò lontano da te, da questo mondo. Salirò più su, perché quel che voglio resta sempre in alto. Oh, e di stare in cima non ne posso più. A furia di scalare, rischio di impazzire, a furia di scalare, ed urlare contro venti che non siamo delitti e non vedere mai dove si va, lasciarsi andare alla corrente, capitano, dove si va? Wow, wow, wow. Allora partirò lontano da te, da questo mondo. Scenderò più giù, perché quel che voglio resta sempre a fondo. Sì, se partirò, wow, lontano da te, da questo mondo. Scenderò più giù, perché quel che amo resta sempre a fondo. E se ti chiederanno mai chi sono io, tu rispondigli soltanto ciclista palombaro. Yeah, brava Erin, complimenti. Intanto ciao. Ciao. Ben arrivata, benvenuta. Grazie. Allora, ho fatto due chiacchiere prima con Erin e devo dire che le cose da chiedere sarebbero veramente tantissime, perché c'è molta storia dietro a questa artista. Però partirei intanto da farci raccontare un po' il significato che ha questo brano per te, Ciclista e Palombaro. Allora, Ciclista Palombaro nasce da un racconto che faceva sempre mio papà a me e mio fratello, e racconta praticamente di questo signore che per raggiungere ciò che vuole o sale, scala, ciclando, andando in bicicletta, oppure scende come un palombaro, quindi negli abissi. E mi sembrava
bella come metafora della vita, perché quello che noi cerchiamo non è mai a livello. Non è semplice, quindi no. O è su o è giù. Ed è un po' il gusto anche della vita, trovare, andare alla ricerca, viaggiare. E, dato che comunque era una storia, ho voluto farne un po' una favola, anche nell'arrangiamento, nella vestizione, ecco, dandogli appunto vaporosità, ballabilità. Spero di esserci riuscita, ecco. Assolutamente. Però noi questo brano, mi dicevi che possiamo trovarlo in questo disco. Sì. E anche questo disco per te ha un grosso valore, per cui avremmo piacere che tu ci raccontassi un po'. Lo prendo. Il tuo Antifragile. Allora, sì, Antifragile è un pezzo di cuore, perché è il mio primo disco, il disco d'esordio, e come amo definirlo, è un esercizio di vulnerabilità, nel senso che è stato fortemente voluto e proprio dal titolo mi sono messa a nudo. È un gioco tra il saggio di Nassim Nicholas Taleb, questo filosofo saggista che racconta come resistere ai cambiamenti vedendoli in maniera positiva, non in maniera negativa, e la fragilità dei cartoni quando devi fare dei traslochi. Tutto il disco è un concept proprio dal booklet e anche proprio le canzoni, anche guarda in giro, di quello che ho voluto tenere e di quello che ho voluto lasciare, perché il trasloco comunque proprio come cosa ti porta a fare una scelta, no? E quindi questi quattro loghetti sono le cose che sono cambiate nel frattempo: il lavoro, le relazioni, la casa, e è rimasta la musica. E poi dentro nel booklet ci sono anche degli oggetti che ho voluto tenere, che sono un post-it, una rosa, una bussola e un orologio, che comunque determina comunque il passaggio del tempo, ma in maniera anche questa positiva. E poi oltre è tutto è tutto quanto fatto a mano. Ci tenevo che fosse come una specie di diario, perché è stato fatto tramite una raccolta fondi su Music Razor. Sono partita da sola e siamo arrivati in tanti. E questo finale appunto è un corollario. Questa illustrazione qui è stata fatta da una mia amica, che ha interpretato proprio il fatto dell'essermi messa a cuore aperto, Michela Caputo, e ha messo anche la frase che da cui è poi partito tutto. Che è: il robusto sopporta gli shock e rimane uguale a se stesso, l'antifragile li desidera e se ne nutre per crescere e migliorare. Direi che insomma c'è tutto un universo dietro questo Antifragile, sì, per te. E Erin, siamo incuriositi molto di sentire l'album. L'album è un album elettrico? È un album elettrico interamente suonato. Rispetto a quello che avete sentito, sentirete la batteria, il basso, le chitarre elettriche. È un disco alternative rock, ecco, in italiano, e quasi punk alcuni versi, perché un po' è l'anima che ho sempre avuto e che è un po' nascosto nel tempo, anche un po' magari per esigenza. Però qui mi sono divertita a tirarla fuori, è proprio l'inizio, è solo l'inizio, questa suona molto bene, suona proprio bene, infatti noi potremmo venire a vedere i tuoi concerti dal vivo, e presenterai l'album, perché sì, l'album è in promozione, insomma, certo, in questo momento. Sì, no? sì. Beh, il disco è uscito il 20 di gennaio di quest'anno, del 2017. Sto girando, sono appena tornata da un tour che è partito dalle mie parti, da Treviso, vicino a Treviso, è arrivata fino a Taranto, poi Roma, e poi sono risalita su, ed adesso di nuovo sto girando, quindi ci sarà, le prossime date saranno di nuovo Brescia, no, non sono ancora stata a Brescia, comunque Brescia, Rieti, Veneto in generale, ma spero di riuscire a viaggiare il più possibile. Ecco. Assolutamente, ce lo auguriamo anche noi per te. Grazie. E soprattutto invitiamo allora tutti a seguirti, a seguire i tuoi social, sì, dove si possono vedere appunto le date. Dici pure. Sì. Allora, se volete ascoltare il disco, a parte
che voi potete trovare nei concerti, ordinarlo dal sito che è www.elisaerinbonomo.it e potete trovarmi su Spotify e su tutti quanti gli altri siti di distribuzione musica in streaming. E poi ci sono su Facebook, sulla pagina Elisa Erinbonomo, su Instagram Elisa.Bonomo e su Twitter anche Elisa Bonomo, quindi non potete sbagliarvi. Non ci sbagliamo, no, assolutamente no. Bene, Erin, noi ti ringraziamo tantissimo del tuo intervento, insomma, di essere venuta qua a trovarci. Grazie a voi. E che dire, noi ringraziamo appunto Erin e ringraziamo anche la cooperativa Samuele che ci ospita qui al Burnout, ringraziamo l'area PPM che permette di andare avanti con Balcony TV e vi invitiamo a seguire tutti i nostri canali social di Balcony TV Trento e Balcony TV International, di guardare tutti i video che abbiamo pubblicato sulla nostra pagina e non ci rimane altro che salutarvi con il nostro consueto e amatissimo Stay With Us. Back in ETV.